La bambina adesso non sta bene, sta in terapia intensiva. I dottori hanno detto che c'ha bisogno, che forse c'ha il rischio di rimanere, di non camminare mai più. Tranne uscivamo da qui, diciamo qui a 10 metri, poi ho sentito che mia figlia ha strillato da me. Io sono tornata indietro correndo perché ho pensato che la bambina è caduta giù con la mamma. Poi quando siamo arrivati la bambina ha detto: mia figlia, mamma, abbiamo sentito un colpo che è venuto tipo una bomba. E è successo questa cosa alla bambina. Abbiamo visto che la bambina aveva una ferita e sotto la pelle c'aveva tipo una palina che si vedeva tutto nero. Poi abbiamo chiamato l'ambulanza perché la bambina stava quasi per svenire. La bambina adesso non sta bene, sta in terapia intensiva. I dottori hanno detto che c'ha bisogno, che forse c'ha il rischio di rimanere, di non camminare mai più. Ieri hanno detto ancora 72 ore deve essere sotto le osservazioni, non si sa quello che succederà. Queste cose non si fanno, noi siamo persone umane come tutti gli altri, non si fanno queste cose di genere a una bambina di un anno e un mese. Sono le famiglie ben accettate dalla comunità della cittadinanza. Cioè non hanno dato mai un disagio di qualche cosa di grave o qualcosa che è successo in questo quartiere, perché sono le persone veramente molto socievoli, lavorano, si impegnano anche di sopravvivere con i loro figli e cercano anche di avere una vita migliore. Abbiamo chiesto anche alla sindaca di Roma di fare la parte civile in questa situazione, anche per dare un appoggio diretto, sincero, umano. Stava nel braccio della madre, il padre aveva l'altro figlio che lo prendeva di mano e aveva la carrozzina di bambina e la mamma l'ha preso la bambina in braccio e camminavamo per andare a pranzare. Quando si è sentito il colpo la bambina ha iniziato a piangere e la mamma aveva, siccome aveva il bambino in braccio con questa mano, ha visto, ha levato il mano e il mano suo era pieno di sangue. Pure noi abbiamo adesso la paura di andare, diciamo, con i nostri figli per questa paura, perché queste cose non succedono. A noi ci trattano come le bestie, non siamo come, dobbiamo essere rispettati come umani.